200 milioni di euro per i 25 comuni dell'Alta Irpinia. Questa mattina a Nusco è stato firmato l'accordo alla presenza del presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, e i sindaci dell'Alta Irpinia. A rappresentare le fasce tricolori, l'onorevole Ciriaco De Mita. Il presidente De Luca, dal tavolo, ha ribadito l'impegno e lo sforzo del governo. L'accordo che sigliamo questa mattina con la città Irpinia prevede un impegno fino a 200 milioni di euro. Partiamo con i primi 50 milioni di euro più 3 del CIPE per dare attuazione ad uno dei 4 piani di valorizzazione delle aree interne. Ovviamente il programma comprende un intervento su diversi piani, da quello della mobilità, quindi il completamento Alioni Rota Minarda, potenziamento della Rocchetta Avellino, interventi di riassetto anche del sistema sanitario e del sistema scolastico. Il sindaco di Nusco ha ringraziato De Luca dicendo che non si aspettava 200 milioni, ma molto meno. E io sono molto divertito oggi, perché tutti si aspettavano 50-100 milioni. Io non ho mai detto che erano 200, perché finché non hai firmato i 200 non c'erano. Però siccome sei una persona d'onore, io ho creduto che i 200 milioni fossero stanziati. Intanto il presidente ha lanciato stoccate ai sindaci presenti nella sala della biblioteca provinciale dicendo che c'è bisogno di collaborazione. Lavorate anche di notte, ha detto, per non perdere i finanziamenti destinati al territorio. Io vi chiedo davvero di fare uno sforzo eccezionale. Non è un intervento casuale, è un intervento che nasce dalla volontà politica di dare una mano alle aree interne più di quanto non si sia mai fatto.